Don't buy this jacket. Non comprate questa giacca. Beh, sono parole che non vi aspettereste certo da chi vi deve vendere quella giacca, giusto? Sono le parole che Patagonia dice a tutto il mondo in relazione alla loro giacca. Sono parole che dimostrano quanto questa azienda sia impegnata per la causa. Sono parole che, tuttavia, garantiranno al tempo stesso la più grande visibilità al marchio, il più grande successo, se vogliamo, di tutta la sua storia. Quindi, di fatto, il don't buy ha fatto buy more per Patagonia. Allora, come la mettiamo? Ehi, hey, The Voice, sei tornato. Era da un po' che non ti sentivo. Lascia perdere me. Ok, ok. Finalmente ti fai vedere anche da loro. Oh, ma questo vale solo per chi ci guarda da YouTube. Lo sai, erano in tanti a chiedermi che aspetto avessi. Taglia corto, ragazzo. Quindi l'etica dove sta? A cosa è applicata? Al pianeta o al grano? Quello che si chiede a The Voice, che finalmente avete conosciuto, è esattamente ciò che si è chiesto il sottoscritto. Ed è quello che si chiederebbe chiunque abbia un minimo di senno, affrontando la storia di questo controverso caso commerciale. Ma dove eravamo rimasti, signori, l'ultima volta? Se non sbaglio, eravamo sull'orlo di non vederne più neanche mezza di giacca. La bancarotta. Eravamo lì. Ah, e per chi si fosse perso la prima parte di questo podcast, è uscita una settimana fa, precisamente su questo canale YouTube. Proprio Yvonne ci ha lasciato in quel podcast dicendoci che ripartì dalla natura, dalla Patagonia. Ma che vuol dire? Come fa una persona a risollevare una grande azienda partendo dalla natura? Che fa? La pianta? La concima? Fa la danza della pioggia? La riporto alle sue radici. Ci eravamo lasciati nel 1973. Quando nasce effettivamente Patagonia. Da quel momento, come sapete, Yvonne ordina grandi quantità di abbigliamento ed esagera. Tanto che i due amici, Tom e Doreen, lo abbandonano. Rimane solo lui con la sua futura moglie, Malinda. L'ho conosciuta nel 1968, lei studiava arte al Fresno State College e lavorava come donna di servizio allo Yosemite Lodge durante i weekend. Arrampicava abbastanza bene da attirare l'attenzione di uno scalatore slash fabbro itinerante. Un giorno, al campo 4, arrivò una macchina piena di tipe toste e l'autista buttò una bottiglia di birra dal finestrino. Malinda si precipitò a intimare loro di raccoglierla. Quelle risposero alzando il dito medio. Così lei strappò a mani nude la targa dalla loro auto e le denunciò ai Rangers. Fu un colpo di fulmine. Che dolce, Malinda! In quello stesso anno, beh, è il 68, è un anno importante, Yvonne riporta di aver lasciato in negozio Tom e Doreen a sostituirlo per affrontare un viaggio d'avventura, California, facendo surf per tutta la costa occidentale d'America, fino a Lima, in Perù, sciando poi sui vulcani del Cile e raggiungendo l'Argentina, la Patagonia, la terra del fuoco, dove scalò niente meno che il monte Fitzroy. Vedrà i posti più belli della sua intera vita, che lo segneranno indelebilmente. E infatti questo viaggio tornerà all'interno della nostra storia. 5 anni dopo, lasciato solo dai suoi soci, con famiglia in vista e sull'orlo della bancarotta, come sappiamo, Yvonne si affida ad una ragazzina, una giovane donna con tanta voglia di fare. Christine McDivitt prese niente meno che il ruolo di General Manager nel 1979. In sostanza, Yvonne affidò la sua azienda, la sua vita a questa ragazza, perché comprese di non essere quel tipo di persona in grado di stare dietro a banche, a finanziamenti, a prestiti, a rapporti commerciali, burocrazia e altri macigni di questo tipo. Grazie al suo carisma, Christine ottenne finanziamenti migliori, ispirò venditori, conquistò contratti esclusivi e coccolò i dipendenti in crisi. Christine, nel 1972 eravamo solo in 5.
Nel 1977 eravamo in 18 e mio fratello era general manager. Nel 1979 lui si licenziò e Yvonne non voleva gestire l'azienda sotto quell'aspetto. Lui voleva arrampicare, fare surf, cose così, quindi la diede in mano a me. Praticamente mi disse: ecco Patagonia, ecco Schnarr Equipment, fanne quel che ti pare, io vado ad arrampicare. Non avevo nessuna esperienza commerciale, così andai in giro a chiedere consigli gratis. Chiamavo il presidente di una banca e gli dicevo: mi hanno dato queste aziende da gestire e non so cosa sto facendo, qualcuno dovrebbe aiutarmi. E mi aiutavano davvero. Se sei capace di chiedere aiuto, di ammettere che non sai qualcosa, la gente farà i salti mortali per aiutarti. In realtà il mio lavoro era tradurre le idee e la visione aziendale di Yvonne in iniziative concrete. Christine era un animo ribelle, andava a scuola a piedi nudi e veniva punita per questo. Una di quelle persone che non sapeva di preciso a quale facoltà universitaria fosse iscritta, fino al giorno in cui all'università ci torna per fare un discorso ai ragazzi e prendere il titolo ad honoris causa. Fu lei a risollevare l'azienda, lasciandola dopo 13 anni di guida, per andare in Sud America, dove ora gestisce quasi 900.000 ettari di riserva naturale tra Cile e Argentina, più di qualsiasi filantropo o politico della storia. Da quel 1979 in avanti l'azienda cresce sempre di più, il progresso è evidente. Portano avanti sia la linea di attrezzatura, la Schnarr Equipment, che la linea di vestiti, anzi le linee di vestiti, con Patagonia. Poi quelle linee di abbigliamento cominciano ad essere troppe. Una per il climbing, una per la corsa, una per la pesca, una lifestyle, non riescono a gestirle. Yvonne afferma che stavano commettendo il classico errore di aprire troppi reparti indipendenti. Raggiunsero 8 settori autonomi di abbigliamento con ben 3 canali di distribuzione. E verso la fine degli anni 80 capiscono di aver perso il controllo. La ruota gira e gli affari tornano ad andare male, anche se ovviamente il tutto è ormai su scala diversa. Patagonia distribuisce in tutto il mondo ora, è una multinazionale. Yvonne dice che negli anni 80 il boom fu dovuto al fatto che i loro capi iniziavano a piacere anche e soprattutto ai modaioli, così li definisce. Sviluppano il sintetico, tirano fuori i capi denominati Cincilla, che sarebbe il Cincilla sintetico. Ed il loro punto forte non è più il tecnico, ma il casual, potremmo dire. Però i guadagni vanno in picchiata. E come se non bastasse, 2 cause legali per problemi con la loro attrezzatura rischiano nuovamente di farli chiudere. Sono il dottor Michael Kami, risolvo problemi. Prego? No, scherzavo, sono il miglior consulente aziendale degli Stati Uniti d'America. Mi avete cercato? Siamo nel 1990. Mentre liberano Nelson Mandela dopo 28 anni di carcere, mentre McDonald's apre il suo primo ristorante a Mosca e l'Italia ospita i mondiali di calcio, Yvonne Schnarr riceve una telefonata dal dottor Michael Kami. Perché? Perché l'asset aziendale fu ristrutturato 5 volte negli ultimi 5 anni, non ci stavano capendo più niente. Il dottor Kami aveva preso in mano le sorti della IBM e letteralmente salvato Harley Davidson dal fallimento. Era un guru del suo mestiere. Yvonne e i suoi 12 più stretti collaboratori, executive managers, volarono da lui in Florida. Viveva su di un enorme yacht e indossava un cappello da capitano ed una camicia aperta con spalline militari, non esattamente ciò che rispecchia gli ideali di Yvonne, ma ehi, dicono che è migliore, cosa fai? Vai da lui. I risultati? Il dottor Kami consiglia a Yvonne di lasciare, di vendere l'intera azienda il più presto possibile al miglior offerente e di investirne i ricavi in borsa. Yvonne ha molti dubbi, ma inizialmente il dottor Kami sembra aver ragione. ...150 licenziamenti vengono fatti poco dopo. Nel 1991 gli Stati Uniti entrano in profonda recessione ed i profitti continuano ad accelerare la loro discesa. Yvonne, è ora di vendere? My own
Per tutta la mia vita ho sempre cercato di semplificarmela, la vita, il più possibile. Io ho capito che, ad esempio, negli sport, ad esempio quando diventi uno scalatore veramente bravo, non hai più bisogno della fune, non hai bisogno di niente. Infatti potresti scalare anche a piedi nudi, probabilmente. Più sai, meno hai bisogno, meno chiedi. Quindi non si vende Patagonia, si riduce, o meglio, si semplifica. Yvonne, ancora una volta, fa una cosa molto coraggiosa ed imprevedibile. Prende quegli stessi 12 executive manager che erano con lui dal dottor Kami e li porta con sé in un viaggio di 2 settimane nella vera Patagonia, ripercorrendo quello che lui fece in quel cruciale 1968. Oddio, non credo che gli executive manager scalarono il Fitzroy, ma comunque fu un'esperienza decisiva. Yvonne mette nero su bianco le regole del gioco e ritiene che aver fatto una sorta di costituzione aziendale all'interno della quale i loro principi vigilavano sulle tentazioni in cui ogni dipendente dal più grande al più piccolo poteva cadere fu fondamentale. Centralizzarono il controllo ad un singolo quartier generale, un solo canale di vendita e meno rami di settore troppo complessi da gestire. Aumentarono gli sforzi per promuovere la loro filosofia, far parlare di sé e, perché no, nonostante la crisi e le critiche, elevarsi ad esempio. Tutto questo nel 1991. Fissarono 3 grandi strategie aziendali. 1. Stare in Yarak. Yarak è un termine usato dai falconieri, significa che devi tenere il falco affamato. In questo modo rimarrà vigile, attento ed acuto con le sue prede, altrimenti diventerà pigro, stanco, svogliato. Strategia numero 2. La 7ª generazione. Ovvero si tratta di immaginarsi ogni giorno se e come quel che facciamo potrà essere vissuto dalla 7ª generazione che succederà alla nostra. È un antico rituale proprio di una specifica tribù indigena di nativi americani. Un po' come dire: se facciamo bene le piccole cose di oggi, il domani sarà migliore per gli altri. Se non gettiamo la plastica in mare, sarà meglio per la prossima generazione che non si troverà con le spiagge in base alle bottiglie. Se invece la plastica noi proprio non la compriamo, forse sarà ancora meglio per la generazione ancora dopo. E per quella ancora dopo, cosa dovremmo / potremmo fare noi? Insomma, farsi domande su ciò che facciamo per cercare di guardare avanti e scrutare l'orizzonte. Come dice anche Yvonne, valori costruiti per il lungo termine rendono le decisioni ai problemi di tutti i giorni più rapide, semplici e sicure. 3ª strategia? Più che una strategia, è una filosofia zen. Vivere con ciò che si ha e vivere in modo semplice. Schunar stilò alcune domande per tutti i dipendenti. Perché lavoriamo? Quali sono i nostri valori? Cosa stiamo cercando di fare? Che tipo di azienda vogliamo diventare? Il principale aspetto della filosofia scritta in quel periodo di Patagonia, un po' come fosse il primo articolo della Costituzione, dice: costruiamo i prodotti migliori, non causiamo danni inutili e usiamo il business per ispirare ed implementare soluzioni alla crisi ambientale. Negli anni 90 raggiungono il 100% di prodotti derivati da cotone organico, che oggi sarà anche normale, ma all'epoca neanche esisteva, e a dimostrazione di quanto avanti siano, oggi producono vestiti con la canapa, anche se sanno non essere così comoda e morbida come il cotone. L'azienda cresce. Cresce, 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 e non può che essere altrimenti. Ormai è un brand super riconosciuto e la nuova struttura aziendale sembra essere davvero un checkpoint di sicurezza per tutto. Lo so che sembra assurdo, ma ogni volta che ho fatto una scelta aziendale andando a fare gli interessi del pianeta e dell'ambiente, ho fatto un botto di soldi. Don't buy this jacket. Un attimo, se Patagonia cresce, Patagonia produce di più. Se Patagonia produce di più, consuma di più. Questo lo ammette anche Yvonne. Però lui ci dice anche che, per quanto possono, fanno del loro meglio. E questo è vero, direi. Sono, negli anni, passati dall'essere una società che promuoveva attivismo ad una società attivista vera e propria. Donano l'1% dei loro ricavi, quando buoni e quando non buoni, ogni anno in beneficenza. Ma cosa vuol dire?
che se un'azienda inquina di più ed un'altra meno e quest'ultima mi dice compra da me perché io inquino meno, dovrei comprare da quella, però Patagonia ti dice non comprare da me, non comprare quella giacca, ti ricordi? Oh, no, ehi, non ci casco ragazzi, quella pubblicità è un colpo di genio, ok? Lì non c'è scritto non comprate i miei vestiti, lì c'è scritto noi siamo più bravi degli altri e siamo anche furbi. Flipping backwards material, long hikes and scenic sights. Beh, ma lo ammettono comunque che il profitto c'è. Lo sanno che sono un'azienda inserita in un sistema destinato al collasso. Secondo me quella pubblicità è un'ottima trovata per pubblicizzare un modo di consumare meno dannoso per l'ambiente. Sì, certo, intanto l'azienda, guarda caso, dopo quella pubblicità, cresce del 40% in 2 anni. Cosa? Quindi non mi venite a dire che lo fanno per il pianeta. Ma chi vieta a qualcuno di impegnarsi in entrambi i fronti, scusa? Perché non possono farlo? Sarebbe come dire, se abbiamo 2 soldati in guerra che uccidono altri soldati, uno non si fa scrupoli di uccidere qualsiasi persona si trova davanti, noi non diciamo nulla, è la vita. L'altro invece si impegna ad evitare il conflitto, ma è comunque costretto ogni tanto a sparare per salvarsi la pelle. E gli puntiamo il dito perché è cattivo. No, se davvero volessero, lascerebbero tutto e darebbero tutto in beneficenza. Si tengono i soldi per vivere dignitosamente fino a 100 anni e tanti saluti. Non penso abbiano problemi e difficoltà a fare. E licenziamenti? Devi guardare a tutto quando sei in questi settori così grandi e influenti. Vabbè, lasci l'azienda a qualcun altro. Con quale risultato? Un aumento dei consumi, l'etica che va a farsi fottere, tutto perso. Ci sono delle responsabilità. Se sei d'esempio, devi esserlo fino a... Ascolta, il 99% delle aziende fanno l'esatto opposto di Patagonia. Quindi cosa cambia? No, ascolta tu, questa è la domanda più sbagliata della storia dell'umanità. Lo so, ma è per dire, se tutte le aziende del mondo facessero come Patagonia, la crisi climatica si fermerebbe? Voi cosa dite? Tornando a noi, uscendo da questo dialogo paradossale, è una domanda a cui non so rispondere. Probabilmente se tutte le imprese seguissero valori etici a questi livelli, non esisterebbero proprio le multinazionali come Patagonia. Non esisterebbero profitti che sono costretti alla continua crescita esponenziale per non implodere e fallire. Comunque, di nuovo sulla giacca, loro spiegano il motivo di quella pubblicità sul New York Times. Per produrre quella giacca venivano spese quantità di diossido di carbonio pari a quasi 24 volte il peso del prodotto finale. Vedete, quantomeno qualcosa fanno. Fanno riflettere. Se nessuno fa niente, mai nessuno cambierà. Yvonne dice una cosa simile, ovvero che io sappia, per fare del bene, prima di tutto devi iniziare con fare qualcosa. Hanno un servizio di riparazione gratuita dei vestiti vecchi, usati, rotti, che promuove il non acquistare inutilmente nuovi capi d'abbigliamento per buttarne altri, chiamato Worn Wear, perché riparare è un atto radicale. Hanno creato siti appositi per accomunare le proteste sociali della gente, Patagonia Action Works. Quello che sto cercando di dire è che no, in conclusione io non so dirvi se Patagonia fa del bene per vendere di più oppure fa del bene per fare del bene. Quel che è certo è che differenzia questa azienda dalle altre, o se non altro da molte altre, è il loro impegno e la loro onestà. Io sento di essere uno che ha più responsabilità rispetto alla media delle altre persone. Quindi noi diamo in beneficenza l'1% delle nostre vendite annue e questo significa che anche se un anno non è andato molto bene, noi dobbiamo comunque dare quei soldi. Non vedo questa cosa come filantropia, è un costo del fare impresa. È un costo che paghiamo per usare risorse non rinnovabili. È un costo per vivere in questo pianeta. Non sono nel business per farne crescere uno più grande. Non sono nel business per arricchirmi o fare il colpo grosso o cose del genere. Sono molto pessimista sul destino del nostro pianeta. Io uso il business per cercare di influenzare altre aziende ad essere più responsabili. Yvonne non si definisce un imprenditore. Nell'introduzione del suo libro Let My People Go Surfing, dal quale provengono la maggior parte delle informazioni inserite in questi 2 episodi, dichiara di odiare dover ammettere di essere un imprenditore. Nessun bambino sogna di diventarlo, dice. È una professione che non ho mai rispettato.
La prefazione, invece, di quel libro è scritta da Naomi Klein, giornalista e scrittrice canadese, oltre che ambientalista. Lei non parla unicamente bene di Patagonia, anzi. In quanto giornalista non appoggio nessuna grande azienda, nemmeno un'azienda verde, lo scrive con le virgolette, come Patagonia. A forza di indagare le filiere di approvvigionamento globali, so ormai che anche le aziende più socialmente responsabili hanno i loro scheletri nell'armadio, a volte ignoti persino alla sede centrale. È questo l'effetto dell'attuale delocalizzazione dilagante. Inoltre, ora che il nostro sistema economico ci ha traditi così profondamente, le pratiche virtuose di una singola azienda non intaccheranno certo il problema più di tanto. Eppure non ho nessuna remora ad appoggiare questo libro, perché non racconta solo il tentativo di cambiare un'unica azienda, ma anche quello di sfidare la cultura del consumo che è al cuore dell'attuale crisi ecologica globale. La prefazione, quindi il libro, si apre con questa frase, che un pochino forse va a cozzare con la settimana del Black Friday appena terminata, ma chi se ne frega. Ma se comprassimo per vivere, invece di vivere per comprare? Vi saluto amici, grazie per essere stati con me fino a questo decimo ed ultimo episodio. Una bellissima stagione, questa seconda del podcast di Bike for Enduro. Ce ne saranno altre, ma ora ci prendiamo una pausa. Torneremo probabilmente in primavera e per Natale prepareremo un video speciale, diciamo così. Voi comunque continuate a seguirci qui su YouTube, sui social. Come sempre, novità arriveranno molto presto, molto prima di Natale. Arrivederci a tutti! Non ti sei dimenticato niente? Scusate. Facciamo finta sia un post scriptum. Il 14 settembre 2022, praticamente l'altro ieri, esce un articolo su New York Times, firmato David Gelles, dal titolo «Non più miliardario». Il fondatore di Patagonia cede l'azienda ad un'organizzazione no profit. Per l'ultima volta, diciamolo insieme. Sigla!